53 anni, di Crotone, di professione fa l'avvocato. È Antonio Clausi, il primo garante dei disabili della nostra città, il quale ha maturato molta esperienza in materia di tutela dei diritti. Questa nuova figura è prevista dal regolamento comunale, approvata con delibero di consiglio e dalle normative specifiche regionali, nazionali ed europee. È un bel ruolo, è un ruolo impegnativo che richiederà tanto impegno, tanta dedizione e tanta applicazione. Io prima di accettare, anzi prima ancora di dare la mia disponibilità a questo incarico, ci ho riflettuto molto, perché mi sono reso conto che ci sono tante aspettative e c'è da lavorare tanto. Ringrazio il sindaco, ringrazio questa giunta che ha voluto, stimandomi, conoscendomi, mi ha stimato, ha voluto nel valutarmi, ha ritenuto di trovare in me, di aver individuato in me la persona adatta a questo ruolo. Io spero di esserne all'altezza, perché il ruolo è davvero estremamente gravoso. Viviamo in un territorio martoriato, qual è quello crotonese, inserito in un territorio regionale anch'esso fortemente martoriato. Ci sono tante esigenze, tanti fabbisogni e quindi le aspettative sono tante. Io la prima cosa che ho detto al sindaco, ho detto agli assessori che mi hanno incontrato, che ringrazio per la disponibilità e per l'accoglienza che mi hanno riservato, di essermi reso disponibile a questo ufficio solo e a patto e a condizione di riuscire a lavorare. Non mi interessa tanto avere il titolo di garante, mi interessa poter essere efficace nel territorio, con una consapevolezza. Nessuno di noi, e men che meno il garante, ha la bacchetta magica. Quello che possiamo promettere è l'impegno e l'ascolto e mettere in campo tutto ciò che è possibile per poter risolvere le problematiche. Tuttavia, questo sarà possibile soltanto se riusciamo tutti quanti assieme a collaborare e a creare, cioè, rete fra le diverse associazioni presenti sul territorio e le diverse istituzioni. Soltanto se all'interno di questa rete ogni singolo pezzo darà il suo contributo sarà possibile ottenere dei risultati. Una delle primissime cose che avevo in mente, che ho in mente di fare, è proprio una mappatura dei bisogni, perché un tempo le cose venivano calate dall'alto, oggi questa cosa non funziona più, oggi bisogna capire quali sono le reali esigenze, quali sono i bisogni che un territorio particolare, quale nel nostro caso Crotone, ha ed esprime. Quindi facciamo, so che i servizi sociali in realtà questa mappatura ci stanno già lavorando da qualche mese, quindi spero che con il mio arrivo di poter dare un valido contributo per la realizzazione di questo, che rappresenterà lo strumento sul quale poi calibrare eventuali interventi e programmare le diverse attività. Vediamo come e in che senso queste dovranno essere esplicate. Quello delle barriere architettoniche, anche sotto questo aspetto so che si sta già lavorando per una mappatura delle diverse problematiche in tal senso, senza però dimenticare che a volte le barriere architettoniche le creiamo noi quando con la macchina parcheggiamo in un posto riservato ad una persona che ha una disabilità, o semplicemente quando parcheggiamo là dove ci sono le rampe di accesso ai marciapiedi, quella è una barriera architettonica che mettiamo noi, e quindi questo lo si potrebbe evitare da subito. Però sì, questo della barriera architettonica, quello delle criticità, è un pensiero che ho ben in mente e speriamo di mettere in campo quanto prima possibili risoluzioni. Garante dei diritti dei disabili, ma oltre alle barriere architettoniche, quali diritti secondo lei dovrebbero essere tutelati in una città come Crotone? Le persone con disabilità non sono uguali. Ogni persona, come ognun,
ogni persona con disabilità è diversa da altri, si trova in una condizione unica, accomunata da altri perché ha lo stesso stigma diagnostico. Tuttavia ognuno ha un'esigenza, delle particolarità, delle specificità. In merito a questo uno degli obiettivi programmatici che ho in mente di poter mettere in campo è quello del progetto individuale, che è una cosa bellissima, prevista dalla normativa, prevista anche dallo stesso regolamento che ha istituito la figura del garante. Il progetto individuale significa calare sulla persona un modello che tenga conto delle sue diverse esigenze terapiche, didattiche, di trasporto, di assistenza economica, e appunto calarli sulla persona individuale. È un'idea che implica un grande lavoro, fra l'altro può essere espletato soltanto se vi è richiesta della famiglia o della persona direttamente interessata. Ne stavo già parlando in questi giorni, ne ho parlato più volte con l'assessore Pollinzi, la quale si è dimostrata davvero sensibile per gli argomenti di cui stiamo trattando in questi giorni. Ecco, speriamo appena sia possibile essere operativi di poter mettere in campo tutte le risorse e gli strumenti che riusciremo ad espletare. Con la speranza che questa città farà lo sport per i disabili? Sì, guardi, non le nascondo, l'avrei detto più tardi, io in questi giorni, già da qualche mese in realtà, sto parlando con la dottoressa Francesca Pellegrino, che è delegato CONI per la provincia di Crotone, per quanto riguarda Special Olympics, che sono attività sportive che riguardano le persone con la disabilità di ordine mentale. Quindi assolutamente sì, è un punto che avevo ben in mente, che spero di poter spingere e di essere anche, come dire, uno strumento utile a poter mettere in campo questa ulteriore possibilità.